Claudio o Fabio? Fabio. Però siete partiti molto bene, la testa era quella dell'andata, poi vi siete persi dopo il secondo gol loro, che è capitato subito dopo il nostro. Effettivamente si sta notando la differenza tecnica, perché loro comunque sono arrivati primi nel girone, perdendo soltanto una partita, quindi noi sapevamo che era difficile. Siamo venuti qui con la testa di mettercela tutta come abbiamo fatto all'andata, siamo riusciti a fare una grandissima prestazione. Però adesso anche con il nostro giocatore si è fortunato, per cui dobbiamo giocare con una riserva in meno e già è un po' difficile. Ma riuscirà a tornare in campo il secondo tempo? Improbabile, si è fatto male il ginocchio, quindi non lo so. Però comunque è difficile, noi ce la mettiamo tutta, non abbiamo niente da perdere, perché comunque sappiamo che loro, essendo primi, se lo sono meritati di essere in questa posizione.
posizioni. Noi siamo arrivati sesti e siamo arrivati qui proprio con la testa, mettiamo tutto, mettiamo il cuore e giochiamo cazzo. È la sorpresa di questo torneo, diciamo. Esatto. In bocca al lupo, questi ultimi 5 minuti. Ce la giochiamo lo stesso, non fa niente. In bocca al lupo. Semifinale di ritorno, un risultato netto per voi, che cosa ne pensi? Hanno giocato bene, però diciamo, si sono un po' buttati giù dopo il vostro secondo gol, voi invece siete stati con la stessa cattiveria di sempre, anzi oggi avete giocato meglio delle ultime prestazioni, tu che cosa ne pensi? Penso che abbiamo giocato benissimo, cattiveria giusta, quello che ci è mancato forse la partita di andata. Abbiamo ribaltato il risultato, è comunque una squadra che, devo essere onesto, ci ha creduto, perché non si è fortunato il giocatore con la maglia numero 6, poi si è un po' aperta e noi abbiamo approfittato e abbiamo messo il gol dentro. Diciamo che dalle frasi che sono uscite dal campo, ti aspetti una squadra, vuoi una squadra in finale? Che squadra è? No, sicuramente dall'altra semifinale uscirà una squadra fortissima. Adesso che siano le scimmie o siano i Pippao... Tu chi preferisci? Ma penso che la partita dell'amicizia con il mio amico Manfredoni. Sarà l'unica squadra che ci ha battuto durante il girone. Quindi quella rivincita. Vogliamo la rivincita del combo, però dall'altro lato penso che per una partita a pari merito è anche bello giocare con i Pippao che tecnicamente sono molto molto forti.
che cosa ti aspetti da questo fine torneo? Vuoi vincere? Qual è il tuo obiettivo? Non dobbiamo dimenticare. Vabbè, no, vincere il torneo, perché comunque abbiamo anche una carta importante che dobbiamo ancora sfruttare, che è quella di Martone, che sicuramente ci darà una mano fondamentale per la finale. E di certo il nostro obiettivo è vincere. Ai tuoi amici che cosa vuoi dire? Non ci vado benissimo dal portiere. Anche a cavallo, che a cavallo ci vado benissimo. Punta di infortunio. Non fa niente, no, vabbè, ci sta, ma abbiamo giocato tutti quanti bene, anche Di Pietro, il mio compagno di squadra. Forti, cinici, sotto porta, abbiamo messo tutto quello che si poteva mettere in questa partita, è solo che adesso alla finale dobbiamo metterci il doppio di quello che abbiamo messo oggi. Va bene, grazie.